Andiamo a Berlino, Fabio! E bella a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Quello che andremo a fare oggi sarà una cosa un po' particolare. Ovvero andremo a vedere delle mie vecchie foto di quando ero bambino. Le commenteremo insieme, ma soprattutto vedrete dei pezzi di ignoranza storici. Quindi, buona visione. Oh mio Dio. Va bene, allora questa è un tantino scandalosa. Sembro tipo di pre-junior catafratto su passeggino. Catafratta. Ma poi che cazzo? Ma perché mi vestivo da topo? Bene, qua non penso ci siano commenti da fare. Diciamo che metto abbastanza ansia. Ma non c'ho anche i baffi disegnati in fronte. Oddio ragazzi, è qualcosa di incredibile. Ma perché devo conciarmi così? Ecco, come potete vedere, qua sono un top. Va bene, passiamo alla foto successiva che forse è meglio. Quanto ero ignorante! Allora, qua come potete vedere sono Jim di American Pie Junior. Ma tipo, poi sembra tipo che sono in after da 80 giorni, cioè ho le occhiaie che tipo mi arrivano sotto i piedi. Orecchino discutibilissimo. Oddio, poi tipo i capelli che arrivano tipo qua. Ma che cazzo? Sì, ero tipo un po' particolare. Sorriso come potete notare, convintissimo. Ho la voglia di vivere di un opossum del Messico. E nulla, cioè, alla prossima foto, dai. Anche questa è tipo una cosa assurda. Ecco, come potete vedere, un Gollum selvatico con una maglia bianca. Ma tipo, sembra che cazzo ne so, ma ho preso a pugni per una nottata. Cioè, ho tipo le occhiaie che... Ma faccio quasi schifo. Cioè tipo ho le orecchie così e poi ho le occhiaie tipo fino a qua. Beh, giusto così, di giustezza. E nulla. Come potete vedere, un Gollum selvatico. E passiamo alla prossima foto. questa è tipo un pochino scandalosa. Come potete vedere sono in vasca. Sembro quasi, sapete i cani che hanno tutti tipo i rotoli di ciccia? Ecco, qua sono tipo uguali. E poi ovviamente era un illuminato anche da bambino. Come potete notare, ok, basta. E beh, la faccia bellissima. Ma che poi tipo ho le tette di donna. Vabbè, questa foto ovviamente sono io che ho inventato lo sponsor dell'omino Michelin. Bene, il video finisce qua, è stato abbastanza imbarazzante. Comunque spero vi sia piaciuto. Nel caso vi invito a lasciare un like, un commento e se vi va a condividere. Noi ci vediamo presto con un nuovo video. Bella!